Benvenuti su Pane d'autore poi. Io sono Lisa. Bentornati sul mio canale. Oggi vi ho preparato i muffin salati, ma andiamo subito alla descrizione di tutti quanti gli ingredienti. Ripeto gli ingredienti come mia abitudine: 250 g di farina, 100 g di mozzarella appassita, 70 g di parmigiano grattugiato, 100 g di latte, 3 uova, 100 g di carciofini sott'olio, 50 g di prosciutto crudo, 40 g di gorgonzola e 60 g di olio, una bustina di lievito per salati. Poi un piccolo spicchio d'aglio utilizzando lo spremiaglio, sale, pepe e prezzemolo. Ma iniziamo! In una ciotola sbattiamo le 3 uova con una forchetta. Aggiungiamo un po' di sale. L'olio. Il latte, la farina setacciata, mischiamo bene, amalgamiamo bene tutto, aggiungiamo il parmigiano grattugiato, la mozzarella a dadini, il gorgonzola, il prezzemolo, i carciofini sminuzzati e facciamo lo stesso per il prosciutto crudo. A questo punto amalgamiamo di nuovo bene, aggiungiamo il pepe, il lievito setacciato, e con lo spremiaglio spremiamo il piccolo spicchio di aglio. Ed ecco, l'impasto è pronto. Utilizzeremo delle olive nere, in questo caso le mie olive nere, delle quali ho fatto vedere il video qualche giorno fa, che utilizzeremo solo per la decorazione. In una sac à poche dove abbiamo messo una punta stella, metteremo tutto l'impasto. Mi sono aiutata con una brocca e
faremo tante formine all'interno di 15 pirottini della misura numero 8 che abbiamo sistemato sopra la placca del forno. Su ogni pirottino mettiamo un'oliva premendola al centro, così che con la cottura non cada, perché naturalmente l'impasto si gonfierà. Ricordo il forno a 180 gradi per 30 minuti circa. E un'altra cosa, una volta che sono pronti i muffin, bisogna aspettare che si raffreddino per togliere il pirottino di carta. Eccoli qui, in tutta la loro bellezza, e vi assicuro tanta tanta bontà.